Allora, benvenuti. Siamo qui, abbiamo concluso diciamo, le trattative. Il nostro calciomercato è stato concluso e quindi devo dire che tutto sommato possiamo così ritenerci molto soddisfatti. Io ora vi farò vedere. Allora, innanzitutto andiamo a vedere, il calciomercato del Pisa è chiuso. Questi sono gli acquisti. Ho preso Cragno, chiaramente dalla primavera, e lo andiamo a blindare. E non mi dite che, non ho, fa che ho fatto una brutta squadra. Ho preso Interreger, va bene. Austriaco, guardate che roba. 81 di over. Ok, 25 anni e lo andiamo a blindare. E poi qui non potevo non prenderlo perché, insomma, ragazzi, 79 di over, 22 anni in culo. Direi che anche lui lo blindiamo. Poi ho preso dalla primavera, ho preso Militao sotto consiglio del signor David e anche del signor Antani. La Porte ce l'avevamo già, Kerer ce l'avevamo già e poi attenzione, ragazzi, il grande acquisto. Mi è costato spennarmi, ma l'ho voluto prendere, perché se no avrei dovuto farlo fare a Interreger. Avrei dovuto fargli fare il terzino sinistro, invece io, avendo venduto Pennington e Boyes, chiaramente Interreger mi serve centrale, e ho preso Biraghi, che farà coppia con Jefferson. Biraghi assolutamente lo andiamo a piombare. Poi abbiamo Abecasis e Bolbat, la solita coppia di destra, che non sono male, soprattutto a Bekasis. Poi centrocampo, ci sono delle novità, Tonali, Diawara, Cigarini, che vi direte, ma minchia, c'ha solo 16 anni, 70... voi non vi preoccupate, lasciatelo stare lì, c'è sempre tempo di darlo via. Poi ho preso il signor Viola, 26 anni, insomma, 75 di over, non mi dispiace, e lo andiamo a blindare. E poi abbiamo preso Valencia, 25 anni, 73 di over, perché insomma io ho preferito prenderli già un po' pompati. E poi abbiamo preso Gudonsi dalla primavera, chiaramente deve crescere, c'ha 72 già di over comunque. Andiamo a bloccare Barker, ragazzi, questo è un acquisto che non so come fa a non essere in nazionale inglese, gioca nel Manchester City. Guardate quanto gli ho dato di ingaggio, una stupidaggine proprio, una stupidata. È un'ala, però può giocare anche centrocampista centrale, addirittura mediano. E lo andiamo a blindare. Poi ho preso Zaha dalla primavera, che lo potrò far giocare sia trequartista che esterno, dipende come giocherò. Chiesa, va bene, non si tocca. Edera, io l'ho voluto tenere ancora perché, insomma, Gomez, chiaramente lui è già blindato. Asensio. Sinclair, ragazzi, ho preso Sinclair. Ho preso Sinclair, è un costo, insomma, non tanto altissimo, però niente, l'ho voluto prendere perché, insomma, tutto sommato era avuto in prestito, vedremo come rientrerà. E io però avrei bisogno ancora di no, centrocampista centrali no, perché poi ne ho troppi. Diawara lo può fare anche Tonali, Cigarini, insomma, possono fare tutti i ruoli a centrocampo, vedete, tutti possono fare mediano, possono fare, cioè ce ne abbiamo, ragazzi, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direi che possono bastare. Noi ci dobbiamo salvare. Ci dobbiamo salvare, quindi niente, dobbiamo salvarci e vedremo un attimino come uscirà fuori questa squadra, perché io vi faccio vedere, in primavera possiamo anche prenderci questo benedetto o José Gomez o anche Cherry o Derley ancora, uno di questi tre qua. Io direi che Derley, secondo me, è quello più propenso per poter giocare in questa squadra. Perché
Ah, un 66 di over, però guardate i voti. Quindi, ragazzi, direi che tutto sommato può andare bene così. Allora, adesso andiamo a vederci un attimino il calendario, cosa ci offre, il programma. Partiremo col Sassuolo, poi andremo a Genova col Genoa, poi avremo il derby con Livorno in Coppa Italia, la Spal, a Firenze altro derby, sentitissimo, il Toro, a Roma con la Roma, secondo turno di Coppa Italia, in casa con l'Udinese, a Napoli, Parma, Bologna, partita che dovremmo rivendicare dalla sconfitta eliminazione in semifinale di Coppa Italia l'altro anno, Cremonese, Milano con l'Inter, Chievo, Juve Pisa, Pisa Benevento, Milan Pisa, Pisa Atalanta e Lazio Pisa. E l'ultima giocheremo a Trapani. Ragazzi, io direi che per il momento può essere tutto. Vi ho dato una vaga presentazione della squadra. Non nego che ci potrebbe essere l'arrivo anche di Derley, perché Derley è forte come attaccante. Quindi, ragazzi, per il momento è tutto e a risentirci con la prima partita in casa, esordio col Sassuolo.